tempo della chiusura è stato per noi un tempo per riflettere, per studiare, per imparare e per imparare forse anche cose diverse da quelle che in genere si apprendono in un museo. E abbiamo pensato in questo periodo di chiusura a leggere delle poesie, a concentrarci su dei versi contemporanei di autori anche molto diversi fra di loro e che però ci aiutassero a capire meglio il luogo dove stiamo e il compito anche del luogo dove siamo. Quindi forse in maniera che può sembrare un po' confusa e un po' ingenua, sicuramente però poco cinica, parafrasando una delle dei versi di una delle poesie che abbiamo letto in questo periodo, ci siamo gettati in questa impresa. E per fortuna, siccome tutto si deve imparare la poesia ma anche a leggere la poesia, siamo stati molto fortunati perché abbiamo avuto un nostro amico, un amico della Galleria Borghese, che ci ha dato un po' di consigli per leggere sia la poesia di Laurence Ferlinghetti, Sfide per giovani poeti, che è già sul nostro sito, letta da Rodney Ford nella sua versione originale, noi leggeremo la versione tradotta, e sia la poesia Aspetterò di Maria Luisa Spaziani. Quindi noi adesso ci cimentiamo, non essendo ovviamente nessuno di noi è un attore, nessuno di noi ha mai recitato in maniera professionale, però proviamo a farlo aiutati anche da questa speciale ambientazione nelle sale del nostro museo. Qua siamo fortunati perché in realtà qua c'è un verso, cioè lei va a capo e quando va a capo in realtà quello a capo va dato, quindi non si può leggere aspetterò il futuro quando avrò 90 anni, chi non lo fa si rassegna alla morte, mordo il tempo questa bicocca matura. Di fatto quando c'è il verso è una buona norma rispettare questa micropausa per andare a capo. E qua possiamo fare invece, la morte è molto offesa vedendo che non le credo, è un verso lungo, si può fare proprio una pausa ancora più piccola, la morte è molto offesa vedendo che non le credo, nel senso dare un senso al significato della frase, no? Una domanda. Prego. Questo O di docile credo, io no. Lo togliamo? Ma che vedevo dire? Sì, chi se lo sente lo dice, io non ce la faccio. Oh! Perché purtroppo questa che l'ha scritta nel 2005. Allora, qua vi dico questo. Quando avrò 90 anni, metteteci un punto esclamativo, così vi vado a dire quando avrò 90 anni, aspetterò il futuro. Quando avrò 90 anni. È entusiasta, no? Questa è una cosa contro la morte, no? Aspetterò il futuro quando avrò 90 anni. Chi non lo fa, si rassegna alla morte. Mordo il tempo, questa albicocca matura. Docile creta per il genio dello scultore. La morte è molto offesa vedendo che non le credo. Per me il suo passaporto non è valido. Ho troppo da fare qui. Vorrà lasciarmi in pace. Sciuperei sottoterra troppo tempo prezioso. La morte l'ha inventata qualcuno che ci ama. Vuole che lavoriamo fingendoci scadenze, ma dalla finestra si aprono praterie infinite dove i miei cavallini galoppano a briglia sciolta. Aspetterò.